Allora, l'anno scorso ho fatto una lista dei film che volevo vedere nel 2019. In un lato ho messo le mie aspettative sul film e poi una volta visto mettevo tipo il mio giudizio, da 1 a 5. Ho il cappuccio perché mi sono tagliata i capelli e sono brutti e non voglio che nessuno li veda. Il primo film che ho segnato è stato Ralph Spacca Internet, o Spacca l'Internet, come piace dire a me. Per cui avevo delle aspettative di 5 su 5, perché il primo film era piaciuto da morire, cioè penso che Ralph Spacca Tutto sia uno dei miei film della Pixar preferiti. No, della Disney, perché Ralph è della Disney, non è della Pixar. Però poi in realtà quando sono andata a vederlo mi è piaciuto molto, però devo dire che mi è piaciuto un pelino meno rispetto al primo, quindi gli ho dato in definitiva un 4 su 5. Di Ralph Spacca l'Internet ho fatto anche la recensione che vi lascio qui sotto, qua in giro. Poi passiamo a Glass, anche questo aveva un 5 su 5 come aspettativa, però purtroppo si è beccato un 3 su 5 come risultato finale. Anche in questo caso ho fatto un video su Glass, ma non ricordo se effettivamente poi l'ho caricato. Nel caso controllo e lo trovate qui. Se ho fatto recensioni del film di cui vi parlo, ve le lascio qui sotto, che siano video o siano recensioni scritte, insomma, le trovate, vi lascio la listina. Procediamo con Maria Regina di Scozia, a cui avevo dato un 3 su 5 come aspettative, e... perché devo dire che Maria Regina di Scozia è stato un film che a me è piaciuto molto. So che è passato un po' in sordina, poche persone l'hanno visto e tra l'altro non ha nemmeno ricevuto chissà quali encomi da parte della critica. Però devo dire che io l'ho trovato molto interessante come film, mi è piaciuta moltissimo l'interpretazione di entrambe le protagoniste, ovvero Margot Robbie e Saoirse Ronan. Ho imparato a dire Saoirse e quindi ormai sono contenta. Un po' come quando ho imparato a dire Jake Gyllenhaal. Il problema è che non riesco a dire Gyllenhaal senza fare questa cosa. Vabbè. Comunque, Maria Regina di Scozia io vi consiglio di recuperarlo se riuscite. È un film molto lento, un po' strano, però bello. Poi avevo segnato Green Book, a cui avevo assegnato un punteggio di aspettative di 3 su 5. Però purtroppo non sono riuscita a vederlo e ancora ad oggi, nel 2020, non sono riuscita a recuperare questo film. Quindi chi lo sa, magari rientrerà nella classifica dell'anno prossimo. Passiamo poi a Dragon Trainer 3, che aveva un'aspettativa di 5 su 5 e si è riconfermato, o meglio, si è confermato un 5 su 5. Bellissimo, il finale perfetto per questa saga che secondo me ha dei livelli pazzeschi. Tutti i film sono tutti bellissimi, dall'inizio alla fine non c'è una cosa che dici e sono proprio belli. Poi avevo segnato Beautiful Boy, che aveva un'aspettativa di 3 su 5, che però per tutto il corso del 2019 non sono riuscita a vedere, ma proprio l'altro giorno l'ho recuperato, quindi in realtà è un po' un barare perché l'ho recuperato nel 2020, però ce lo facciamo andare bene. E devo dire che ho dovuto assegnare a questo film un 5 su 5 perché ragazzi, Beautiful Boy è beautiful. È un film stupendo, non me l'aspettavo così forte e d'impatto. Il film è tenuto praticamente da Steve Carell e da Timothée Chalamet, che regalano delle interpretazioni a mio parere veramente stupende. Potete recuperarlo facilmente perché si trova su Amazon Prime Video ed è un film che appunto parla di tossicodipendenza. Timothée è appunto un ragazzo che soffre di dipendenza da droghe. Steve Carell interpreta suo padre che cerca in tutti i modi di aiutarlo. Tra l'altro, se non sbaglio, tratto da una storia vera, veramente toccante, mi ha lasciata un vuoto dentro incredibile, ho pianto a singhiozzi guardando questo film, non che questo ne determini la qualità, però ecco, un film veramente molto, molto bello che riesce a toccare le corde emotive dello spettatore in maniera, secondo me, molto intelligente, nel senso che vi fa molto riflettere sulle droghe e la tossicodipendenza che spesso all'interno dei film, soprattutto quando si parla di adolescenti, vengono poste in maniera un po', come dire, romantica ed hanno quest'idea della tossicodipendenza come se fosse qualcosa di, non lo so, esteticamente bello. Mi viene da pensare per esempio ad Euphoria, che sicuramente non dà una rappresentazione positiva dell'abuso di droghe, ma a livello proprio visivo ti fa sembrare tutto bello e patinato. Questo film invece vi fa vedere le cose proprio brutte di questo tipo di problemi ed è veramente pesante secondo me, però bellissimo, vi consiglio assolutamente di recuperarlo. Passiamo poi a The Lego Movie 2, a cui avevo segnato un'aspettativa di 5 su 5, che è stata rispettata. Infatti ho trovato The Lego Movie 2 molto molto carino, forse
anche un pelino di più rispetto al secondo, però mi dispiace che sia stato un po' un flop, perché nessuno se l'è cagato più di tanto del Lego Movie, e mi è dispiaciuto, perché appunto, ripeto, secondo me è molto carino e supera il primo film, che a me era piaciuto da morire. Passiamo poi alla nostra Captain Marvel, di cui le aspettative ovviamente erano altissime, infatti avevo messo anche in questo caso 5 su 5 e anche in questo caso sono state ampiamente rispettate. Non lo so raga, io aspettavo da tutta la vita un film della Marvel stand alone con un'eroina donna e quindi ero proprio felice, mi sono sentita molto rappresentata, queste cose sono belle, ero contenta, a me è piaciuto da morire. Poi Goose è un motivo in più per vedere il suo film. Avevo poi segnato anche Boy Erased, che penso si dica così, non lo so, con un'aspettativa di 3 su 5, ma anche questo è andato a farsi benedire perché non so, non sono riuscita a vedere. Passiamo a Dumbo. Avevo delle aspettative di 4 su 5 per questo film e alla fine si è tornata a casa con un 3 su 5. A me Dumbo non ha fatto impazzire, anche in questo caso ho fatto la recensione, che vi lascio qua in giro, e non lo so, mi ha delusa un pochino. Insomma, ha fatto un po' strano Dumbo, cioè mi aspettavo qualcosa di più. Poi ho visto Shazam, per cui avevo delle aspettative di 5 su 5 e in realtà poi si è rivelato un 4 su 5. Non male, però diciamo che mi aspettavo qualcosa di più col botto. Ma devo dire che ha recuperato molto sto film nel finale quando c'è Seth Cohen. Vi dico solo questo. Passiamo ad Avengers Endgame. E qui che avevo di che fare? Avevo segnato un 10 su 5 e alla fine il mio giudizio è stato di un 100 su 5, perché mi è piaciuto tantissimo Endgame. So che molti l'hanno criticato perché è un film con dei difetti e bla bla bla, però francamente non riesco a non associare a questo film tutta l'esperienza che c'è stata dietro, la gita, il fatto che lo aspettassi da così tanto tempo, il fatto che fosse tipo la riunione di tutti gli Avengers, Avengers Uniti, e non lo so, per me in generale il Marvel Cinematic Universe in questi anni ha rappresentato qualcosa di importante, nel senso che mi ha accompagnata durante tutta l'adolescenza e l'età dell'università, e ci sono troppo legata emotivamente per riuscire a bocciare il film solo perché ha dei difetti. Poi a livello oggettivo mi rendo conto che ci siano dei problemi, però questo non mi impedisce di amarlo lo stesso, ecco, questo è il mio ragionamento. Quindi Endgame resterà per sempre nel mio cuoricino. E torniamo ad un non recuperato, ovvero Detective Pikachu, a cui avevo assegnato un 5 su 5 come aspettative, però chi lo sa, chi mai lo saprà, riuscirò a recuperarlo? Può essere, non lo sapremo mai forse. E andiamo con Aladdin, che aveva un'aspettativa di 3 su 5, che incredibilmente è diventato un 4 su 5 di giudizio finale, perché in realtà Aladdin secondo me è molto carino, ci sono delle parti un po' così, è un po' strano, alcune cose sono meh, però carino, mi sono molto divertita a vederlo, anche le canzoni nonostante fossero diverse, molto cambiate, carine, ci stavano. Siamo tutti stanchi dei remake? Sì, abbastanza, però lo passiamo, su via. X-Men Dark Phoenix, qui avevo delle aspettative molto basse, un 2 su 5, che si è poi trasformato in un 4 su 5, perché vi dirò, a me non è dispiaciuto. È un film un po' del cazzo? Sì. Sì, però d'altronde io mi sono pure divertita, ma intrattenuto, Sophie Turner mi sta poi tanto simpatica, quindi ci stava. Stessa storia del non recuperato con Toy Story 4, a cui avevo dato un 3 su 5 se non sbaglio, che appunto però non ho visto, quindi non so se confermare o ribaltare il risultato. Nulla è ancora deciso, perché manca ancora il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato. Passiamo a Spider-Man Far From Home, a cui avevo dato un 10 su 5 come aspettativa, ed è tornato a casa con un 11 su 5, perché io ho adorato Spider-Man Far From Home. Non so se mi è piaciuto più del primo, li amo entrambi, io adoro lo Spider-Man di Tom Holland, l'ho ripetuto fino ai vomiti, e niente, mi piace da morire questo Spider-Man, vorrei avere un suo film ogni anno, se non ogni settimana, no vabbè, adesso non esageriamo, non esageriamo. Più mi date Tom Holland nei panni di Spider-Man insieme a Zendaya come MJ e più io sono felice. Poi abbiamo il Re Leone con un 3 su 5 che si riconferma un 3 su 5, perché ve lo dico, io sinceramente il Re Leone me l'aspettavo un po' così, cioè un documentario di National Geographic con la storia del Re Leone, e così è stato. Brutto? No, carino? Insomma, è il Re Leone, però con gli animali veri, fate voi. Passiamo poi a Once Upon a Time in Hollywood, l'ultimo film di Tarantino. E qui vi stupirò perché le mie aspettative erano di 3 su 5. Non mi aspettavo chissà che cosa da questo film, però poi se ne è tornato a casa con un 4 su 5. Onesto, il film mi è piaciuto, delle cose mi hanno fatto fare un po' meh. Grande Tarantino, complimenti, meno piedi la prossima volta. Grazie.
Frozen 2, qui le aspettative erano di un 3 su 5 che poi si sono ribaltate con un 4 su 5. Frozen 2 secondo me è un bel film, molto profondo nonostante sia rivolto ad un pubblico di piccolissimi. Le canzoni sono molto belle, è tutto innevato, bella l'atmosfera, bella la fotografia, cheat. No, però davvero carino, un bel film. Forse un po' un pelo meglio del primo, non saprei, non lo so. Se siete dei detrattori di Frozen, non lo recuperate. Però se vi è piaciuto molto il primo, secondo me questo vi può piacere. E poi arriviamo. Oh, signore e signori, mi tolgo anche il cappuccio per questo film. A Star Wars Episodio 9. Per questo film avevo segnato un'aspettativa di 1 milione su 5, quindi a questo punto devo ammetterlo, aspettavo più Star Wars di Endgame. Sono una persona semplice. E alla fine il mio giudizio è stato di 999. Non sono brava in matematica. Comunque un punto in meno rispetto a 1 milione, che so scrivere ma non so dirlo a parole. Mi vergogno molto, però ho fatto il dance, insomma, non so contare, che devo dire. Perché in questo film ci sono delle cagate, che quindi si meritano il puntino in meno, ma è comunque Star Wars, io mi sono divertita da morire durante il film, ho riso, pianto, ho esultato, mi sono alzata in piedi, ho lanciato robe, no, non è vero, non mi sono alzata in piedi e non ho lanciato robe, però ero molto entusiasta durante la visione e ci tengo a precisare che anche tutta la sala era molto entusiasta, non mi permetterei mai di disturbare gli altri durante la visione del film, ok? Però ecco, mi sono davvero divertita e sono successe cose in Star Wars Episodio 9 che io aspettavo dal primo film, quindi direillo. E io sono una persona semplice, mi bastano queste cose per essere felice, che vi devo dire. E niente, quindi alla fine mi è piaciuto, nonostante tutto, cioè nonostante le cagate, che riconosco, sono delle cagate, però sono felice, che ci devo fare? Non scegliamo noi chi amare, purtroppo. E niente, con Star Wars concludo questo ricapitolamento, che non è non è un elenco dei film che ho visto quest'anno, perché ne ho visti molti di più fortunatamente, però era l'elenco che avevo fatto l'anno scorso segnandomi i film che aspettavo di più. Alcuni purtroppo non li avevo inseriti perché all'inizio dell'anno non erano ancora stati annunciati, o comunque nel sito in cui avevo guardato io non c'erano. Quindi ecco, vi prego di non scrivermi "ah, ma questo te lo sei dimenticato, questo..." Cioè, ho fatto la lista in base a quello che c'era, insomma. In base a quello che c'era, tra l'altro, ai primi di gennaio del 2019, immaginatevi. Alcuni film non avevano nemmeno le locandine, non avevano nemmeno i nomi. Tipo The Rise of Skywalker non c'era, infatti io ho scritto episodio 9 perché non aveva un titolo. E niente, fatemi sapere quali erano i film che voi aspettavate di più l'anno scorso e che vi sono piaciuti o non vi sono piaciuti e che quindi vi hanno delusi. E niente, parliamone qui sotto, sono molto curiosa di sapere che cosa avete visto e se siete più o meno d'accordo con le mie reazioni, diciamo così. Ci tengo anche a precisare che ovviamente sono tutte cose basate sui miei gusti personali, cioè sono dei voti, tra virgolette, che ho messo così giusto per fare un confronto tra le cose, cioè cosa mi aspettavo e cosa poi il film mi ha dato a livello emotivo. E niente, mi dispiace aprire l'anno con questo video un po' così a caso, io col cappuccio perché i miei capelli sono orrendi, non fateci caso. Poi insomma, spero che questo video vi sia piaciuto lo stesso, spero di tornare presto con altri video che sono già in programma. Come sapete, ho avuto un po' di problemi tecnici che con le SD che sono morte tutte insieme, sempre le solite sfighe, ma noi siamo forti e ce la facciamo. Nulla. Mi scuso anche per l'audio di questo video che sarà orrendo, perché non sto usando il microfono esterno. Vabbè, pazienza. Buoni propositi per questo 2020. Essere più professionali. Non ci credo manco io. E niente, quindi io e il mio cappuccio vi diciamo ciao. Mi raccomando, qui sotto nell'info box trovate tutti i link per seguirmi sui social, ovvero Instagram. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!